È con noi mister Romolo Togni. Ciao mister, grazie Ciao. per essere qui intervenuto. Allora, facciamo un passo indietro. Si lavora dal 23 di luglio. Ci puoi raccontare come si è svolta la preparazione? La preparazione si è svolta nel miglior modo possibile, perché per quanto mi riguarda, a livello di strutture avevamo tutto, a livello anche di personale avevamo tutto. E non ci è mancato niente, e quella cosa più importante è la voglia di fare dei ragazzi, più la totale disponibilità, ripeto, sia della società che delle persone che lavorano intorno, più la disponibilità dei ragazzi in credere in qualcosa per fare qualcosa di importante quest'anno. Il Mezzolara è una squadra molto giovane che però ha già dimostrato qualcosina nelle precedenti partite. Sei contento della rosa che ti è stata messa a disposizione? Molto molto contento, perché più che altro è una rosa discussa, nel senso che c'erano 2 mesi che io insieme alla società, tramite il direttore Max Gasolari, discutiamo spesso di giocatori, quello che volevano tenere l'anno scorso, i nuovi che sono arrivati. È stato un mix di, diciamo così, di idee che messe insieme mi ha soddisfatto molto e sono veramente contento. Veramente contento, ci siamo una squadra giovane, ma credo che ci sia tanta qualità. Quindi adesso tocca a me dare una mentalità a loro. Che tipo di indicazioni hai avuto dalle precedenti partite, amichevoli, Coppa? Allora, più che altro, come la mia prima esperienza da allenatore anche, ci sono anche tante cose che è una prova, provare le mie idee. Tante cose le trovate giuste, altre cose le trovate da rivedere, che per l'altra esperienza sicuramente dovrò un po' adattare certe cose, ma come esperienza credo che praticamente diciamo così, per quello che ho visto a livello tecnico-tattico, siamo una squadra che possiamo dire la nostra. Però, dopo la sconfitta anche di sabato di Coppa Italia, c'è stata proprio la prova di quello che ho detto ai ragazzi il primo giorno. È inutile tecnica-tattica, ma se non c'è la mentalità, alla fine, anche se non lo meriti, perdi una partita. Questa è la Serie D, ma non credo sia solo la Serie D, sia anche il calcio. Devono andare più forti gli altri, il contrasto, chi va per terra sono loro, non noi. Questo è il primo punto. È anche strano, perché è una cosa che io, quando da calciatore, non ho mai. Era le ultime cose che pensavo. Adesso, mettendo il piano di allenatore, come cambia il modo di vedere le cose, non da fuori. Ho capito che la mentalità viene prima di tutto. La vittoria contro il Modena in Coppa, ha fatto bene o ha fatto male? Oh, guarda, molti dicono che a volte può far male, sì, può far male se la gestisce male poi. Sicuramente crea ancora più entusiasmo, crea ancora più pressione, anche se limitata, ma lì devo essere bravo io a gestire queste cose qua, farle capire che quello che è successo ieri o quello che è successo un minuto fa non conta più. Il girone D, cioè, si preannuncia un girone difficile, con squadre tutte attrezzate per fare questa categoria. Molto probabilmente si giocherà un calcio molto tecnico. Ci vuoi commentare il girone? Sì, no, c'è molta qualità tecnica, ma da un po' di anni già che vedo che la Serie D è cambiata un po'. È stato un calo a livello di qualità, ma adesso in certi gironi, anche da calciatore, ho fatto i gironi nella zona della Lombardia e c'è molta più qualità. Ho fatto anche l'anno scorso un po' il girone come da calciatore qua giù, che è ancora più difficile perché è molto tosto. Prendiamo anche le squadre toscane,
quest'anno abbiamo più qualità, quindi la maggior ragione, credo che anche noi abbiamo le qualità, però ripeto, quello che deve essere bravo io, la qualità le abbiamo già, quello che deve essere bravo io è dare alla qualità la mentalità. Se riesco a mettere la mentalità di una squadra vincente che vuoi fare qualcosa di importante per fare qualcosa di diverso anche per se stessi, anche per loro stessi, e come è fatto il calcio oggi, o fai bene, veramente bene, o se no fai fatica anche a fare il tuo lavoro anche nelle altre parti. Domenica parte che il campionato, il Mezzolara che affronterà chi in trasferta, chi sta su Marconi. È un derby, sarà una partita complicata. Che tipo di partita ti aspetti dalla squadra? Ah, io aspetto prima di tutto vedere in loro un loro atteggiamento, un atteggiamento da chi vuole qualcosa. Atteggiamento da chi vuole qualcosa e allo stesso tempo non vuole che sia rubato il proprio pane. Credo che questa è la prima cosa che vorrei vedere. Quello che ho visto con Modena, con Mantova. Anche saper soffrire, anche e dopo prendere le soddisfazioni, perché dopo alla fine la qualità, ripeto, abbiamo, sono sicuro che riusciremo a fare delle cose importanti, però vorrei vedere la mentalità e lo sguardo di quelle squadre che vuole qualcosa di diverso per se stessi, qualcosa che nessuno ti regala oggi come oggi.